Allora, una domanda per mister Mancini. Mister? Oh. Dico mister. Che? Accedete con me? Ah, che ne so io, mister, mi dicete? No, dico lei il mister. No, dicevo, una domanda. Come pensa di far giocare questa Italia in queste qualificazioni agli europei? Cello mia, la domanda non è tanto, come dicevo, come fa gli yoga. È perché fa gli yoga. Ma abbiamo vinto gli europei? Eh no? Non c'è del culo di niente quello europeo. Dai, quell'anno ci ha ferrato anche un gallo, non fa testo, su. E a sera per a trovare uno che davanti in tantino sa sto popolo, allora mi è toccato io in Argentina e mi ho dovuto fare uno stato di famiglia falso, cioè siamo comandati da Juve che sono più pratici, no? Per portare qua quell'argentino lì, settengul, rettengul, come gli dicono? Rete cui? Facciamo quell'altro tondo lì? Ma, niente. No, è tondo, magna la breccia, fidete. Sì, scusate, salve, sono Alberto Lupo, Lupo Alberto, e scrivo per la rivista Maiali e Dintorni. E avrei una domanda per Verratti. I maggiori tabloid settoriali affermano che mister Mancini usi metodi molto particolari di allenamento volti a salvaguardare le articolazioni. Lei come si sposa con questi metodi anticonvenzionali dell'allenatore? Corda, se te dovessi dire che io ho capito quello che mi hai dimannato, te pio per culo, perché io non sono manco studiato e non sono manco più di quello, insomma. Visto un altro che mangia la breccia, Che appunto. Comunque sì, con i metodi anticoncezionali, diciamo che io per esempio ni dopo ni conosco che sono sposato. Quindi... Però se vuoi sapere come ci alleniamo, Cocco su qui... Che ti dico, è un po' curioso, perché per allenare le cosce ci fai accogliere 3-4 ore i rapuntoli su Piripuri. Mister Mancini, questo tipo di allenamento così rurale, che tiene i giocatori lontani dal campo, che benefici può dare? Ma allora... Innanzitutto fatti i cazzi tua, perché le domande le fai sempre due e non ti si capisce un cazzo quando ne parli, che parli troppo strano, ecco, non è cattiveria. Poi che benefici porta? Porta che sono in 22, un canestro in mezzo a testa, mo forno, e lì casa i rapunzoli ci piacciono e quindi va bene così, perché io ci voglio anche portare a mezzo campo di pallone, ma per loro adesso è meglio campo di rapunzoli, che su quello di pallone non sanno che faccia, vedete meretta.